Benvenuti a Passione Nero Verde, vigilia della 21esima giornata del girone A del campionato di promozione con lo Sciacca atteso dalla trasferta di Lercara. Un campionato che si fa sempre più interessante, che si avvia alla fase più bella dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista dell'agonismo. La squadra neroverde è reduce dalla vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Lascari e affronta questa trasferta difficile sul campo di una squadra che occupa le prime posizioni della classifica, si trova attualmente al quinto posto, una squadra che è già all'andata ha dato qualche fastidio ai neroverdi. E noi vi presentiamo questa giornata attraverso questo nostro appuntamento di vigilia che viene trasmesso da Teleradio Sciacca, Teleradio Montecronio, Corriere di Sciacca e Radio Torre Macao, dei nostri partner che condividono con noi la passione neroverde, danno una mano d'aiuto, un sostegno insieme agli sponsor che vedete alle nostre spalle per entusiasmarci tutti insieme al progetto Sciacca, la squadra che da 2 anni sta dando gran belle soddisfazioni alla città, al territorio e a tutti gli appassionati. Oggi per questa nostra vigilia abbiamo con noi il dirigente dell'Unitas Sciacca, Angelo Sutera, che è alla mia destra, e poi alla mia sinistra ci sono il portiere Alessio Zummo, che abbiamo avuto modo di conoscere bene durante questa prima parte della stagione, e poi Franco Funaro, che fa parte dello staff tecnico ed è in particolare l'allenatore dei portieri. Cominciamo col presentare la giornata leggendo soprattutto il turno che riguarda non solo la partita dei neroverdi ma anche tutte le altre squadre. Città di Casteldaccia Camarat, che si giocherà oggi pomeriggio in una partita di anticipo, così come Folgore San Vitolo Capo, questi due gli anticipi della 21esima giornata. E poi domani Lercara Unitas Sciacca, Bagheria Villabate, Castelterminis Nissa, Empedoclina Casteldaccia, Gattopardo Mazzarese, Lascari Parti Nicodace. Cominciamo subito con coinvolgere nella nostra discussione Franco Funaro, che qui sostituisce anche il mister Vincenzo Piazza, che ci ha fatto compagnia nelle precedenti puntate di Passione Neroverde. Franco, allora, come si è preparata questa partita? Qual è lo stato di salute della squadra? Tu che sei in campo insieme a loro, come la affronteremo? Buonasera a tutti. Niente, in settimana ci siamo andati bene, lo stato di salute, diciamo che l'infermeria è vuota fortunatamente, tranne Tumiolo e Pasquale Galluzzo che ha qualche problemino. Tumiolo è ancora infortunato, ha già saltato la partita precedente. E Galluzzo che in settimana ha avuto qualche acciacco, però penso che lo dovrebbe fare. Ci recuperiamo. Poi c'è Vincenzo Buono, però poi il resto dovremmo essere tutti. Qual è il clima dopo la vittoria brillante di domenica scorsa, tra l'altro in una fase in cui per la prima volta lo Sciacca si trovava senza 3 uomini importanti, 3 titolari che contemporaneamente erano assenti sia per squalifiche che per infortuni? La vigilia di quella partita era fatta anche un po' di tensione perché venivamo dalla sconfitta di Casteltermine, adesso quella vittoria bella ha dato un po' più di fiducia al gruppo naturalmente, quindi questa trasferta si deve affrontare con notevole determinazione e serenità mentale, che è la cosa più importante. Il clima è quello di una squadra che vuole vincere il campionato e quindi di lottare partita per partita. La vittoria che abbiamo fatto domenica è stata fondamentale perché venivamo da una sconfitta e quindi il morale era un po' basso, però ci siamo subito rialzati e quindi adesso pensiamo alla prossima, che ogni partita dobbiamo lottare per vincerla, perché chiaramente ormai l'obiettivo è vincere tutte le partite, perché lo Sciacca ha 4 punti di vantaggio sulle dirette concorrenti. Abbiamo avuto modo di capire con la sconfitta di Casteltermini che tutti gli avversari sono belli determinati ad inseguire i neroverdi. Domenica scorsa i 3 punti di vantaggio sono diventati 4, ma sono ben poca cosa rispetto naturalmente al risultato finale. Folgore al secondo posto con 4 punti di distacco, poi con 5 c'è Casteltermini e con 8 punti di distacco c'è la Mazzarese e poi Lercara che ha quota 35. Angelo Sutera, le tue riflessioni sulla situazione attuale, su quello che si deve ancora fare?
Allora, questo è un campionato difficile come tutti i campionati. Lo Sciacca, l'Unitas Sciacca Calcio, è sicuramente la squadra più attrezzata, più forte del campionato, ma nel calcio la forza teorica quindi ha un valore quindi relativo. Bisogna sempre dimostrare in tutte le partite, di volta in volta, e con le squadre che teoricamente sulla carta sono meno forti, bisogna dimostrare di essere superiori. Quindi noi abbiamo domenica una partita difficile, perché l'Albatros Lercara è l'unica che ha violato quindi lo stadio dell'Unitas Sciacca Calcio in una partita quindi che è girata male. Allora, perché mi ricordo diverse occasioni sul 2-1 per poter pareggiare, abbiamo fatto un forcing forsennato, ricordo un colpo di testa di Pasquale Galluzzo che ha sfiorato il palo, che tutti l'abbiamo visto in rete con gli occhi, quindi dalla tribuna abbiamo cercato di spingerlo in porta, non ci siamo riusciti, in contropiede poi ci hanno fatto il terzo gol. È una squadra ben attrezzata, difficile, quindi noi dobbiamo quindi affrontare tutte le partite come se fossero delle finali, perché le 10 partite che rimangono sono tutte delle finali, quindi dipende da noi affrontarle con la massima determinazione e con, preparandoci bene. Quindi questo, quindi, ripeto, è un campionato quindi molto difficile, è una delle squadre che mira a fare i playoff, e noi quindi nella lotteria dei playoff non ci dobbiamo rimanere incastrati, perché diventa poi molto difficile. Noi dobbiamo vincere il campionato direttamente e quindi arrivare ai primi. Quindi la squadra più forte al nostro modo di vedere le cose è la Folgore, certamente, quindi la vittoria in casa che abbiamo ottenuto con la Folgore per noi è stata molto importante, una partita che si era messa anche questa male, quindi perdevamo 1-0 con un uomo in meno, i ragazzi con molto carattere, con molta determinazione hanno ribaltato il risultato, e quella è stata l'occasione in cui abbiamo messo quindi una seria ipoteca sulla vittoria finale, perché la Folgore è veramente la squadra più forte che ci può dare e ci darà fastidi fino alla fine. La Folgore domenica scorsa è andata a vincere con la Mazzarese, che è un'altra delle squadre forti. Sarebbe stato molto meglio per noi, quindi un pareggio, si sarebbero allontanate quindi le squadre, ma quello che desideriamo noi non può essere la realtà che si viene a realizzare. Anche il Castel Termini è un'ottima squadra. Noi a Castel Termini dovevamo almeno pareggiare, purtroppo quindi le situazioni sono girate tutte in maniera contro di noi, e il risultato è stato quello che sappiamo tutti, 4-1. Molti quindi tifosi mi hanno chiamato, volevano spiegazioni come mai si fosse perso con 4-1, quindi una squadra come lo Sciacca, quindi si perde. Perché bisognava essere lì per capire quello che accadeva. Vedendo la partita, perché noi se in quel rigore iniziale, quindi che non ci voleva, il mancato pareggio sul rigore quindi ha molto condizionato la partita, ma noi siamo a livello del Castel Termini, non ci sono 4 gol di differenza tra noi e loro, quindi la prova l'abbiamo avuta proprio lì, che sul 3-1 quando Andrea Dugnolo ha fatto un gol che neanche in Serie A, o meglio pochi giocatori di Serie A sono in condizione di fare un gol su punizione come ha fatto il nostro Andrea. Sul 3-1 abbiamo messo paura al Castel Termini, tanto è vero che loro hanno cominciato a giocare, quindi a interrompere tutte le nostre azioni, a fare dei falli, abbiamo avuto diverse occasioni per fare il 3-2, quindi noi eravamo con un uomo in meno e con il 3-1, quindi in quelle condizioni siamo stati capaci di mettere paura quindi al Castel Termini, quindi in una partita normale noi, male che potesse andare, quindi avremmo tirato sicuramente un pareggio. Purtroppo è andata così. Guardiamo avanti. E quindi noi, quindi con tutte le partite, mi ripeto, devono essere tutte delle finali con determinazione assoluta e totale. È così, deve essere proprio così. Allora, introduciamo Alessio Zummo, che abbiamo avuto modo di conoscere durante il campionato. I tifosi per qualche periodo non lo hanno potuto conoscere dal punto di vista delle qualità, poi c'è stato una o due partite in cui ha fatto vedere di che pasta è fatto. Adesso sappiamo che la porta dello Sciacca, la porta della nostra squadra, è affidata in buone mani. Allora, Alessio, come va questa stagione con lo Sciacca? Tu hai cambiato tante squadre, conosci molto bene il campionato di promozione. A questo punto, dove siamo arrivati, bisogna insistere e pigiare sempre sull'acceleratore. Sicuramente fino ad oggi stiamo facendo un ottimo campionato,
Campionato difficile, perché comunque sono queste tre squadre che ci stanno dando del filo da torcere e lo faranno fino alla fine. Noi stiamo intraprendendo, insomma, dall'inizio stiamo intraprendendo un cammino di una certa importanza, con un'ottima costruzione che ha fatto la società in termini, diciamo, di squadra. Lo stato attuale lo sappiamo, è una squadra che attualmente sta facendo molto molto bene. L'auspicio è quello comunque di continuare su questa lunghezza, insomma. Sì, tutti dicono che lo Sciacca è la squadra più forte del campionato, però a volte non vale essere qualitativamente e tecnicamente forti in questo campionato, ci sono anche altri fattori importanti, lo abbiamo visto contro avversari come il Castel Termini, che sulla carta è inferiore, che però in campo mette agonismo, impegno e organizzazione tattica che hanno messo in difficoltà un po' tutti. Ah, beh, la partita di Castel Termini, secondo il mio punto di vista, è stato un problema d'approccio. Cioè, abbiamo subito un calcio di rigore dopo 5 minuti che ci ha tagliato le gambe, poi fallire il calcio di rigore a nostro favore è stato un ulteriore segnale di una giornata che è iniziata malissimo ed è finita peggio. Quindi... Andiamo a Lercara, guardiamo avanti. Lercara a Sciacca ci ha sconfitto, è stata una domenica brutta perché era da parecchio tempo che non veniva violato lo stadio Gurrera, poi le cose fortunatamente sono cambiate, fu uno dei momenti più brutti di questa stagione. Adesso il Lercara è una squadra comunque forte, ma noi siamo nelle condizioni, lo Sciacca, di poter fare bottino pieno su questo campo. Il Lercara in casa ha vinto 5 partite, ne ha pareggiate 2, ne ha perse 3. 34 gol fatti, 24 subiti in tutto il campionato. Una squadra da prendere con le molle, però in casa qualcosa la concede evidentemente. Quella partita abbiamo iniziato bene, avevamo fatto un buon primo tempo in quella partita lì, avevamo creato non riuscendo a finalizzare quello che appunto avevamo messo in campo. Poi il secondo tempo, con una palla, insomma, su uno schema su punizione, abbiamo subito questo gol dell'1-0 che poi ci ha annullati definitivamente, perché poi noi all'arrembaggio cercavamo comunque il pareggio, poi allo stesso tempo abbiamo subito il 2-0 e poi dopo il 2-1 abbiamo subito il 3-1. Ricordi qualcuno di questa squadra pericolosa che bisogna guardare con attenzione? È una squadra che merita assolutamente un grandissimo rispetto, perché è stata l'unica squadra ad oggi che è portata via i 3 punti da Sciacca, quindi alla fine si sa, andiamo in un campo difficile, in una situazione particolare. Conosci quel campo? No, mai no, giocato. Non mai giocato. Però per quello che mi hanno detto. Terra battuta, abbiamo saputo questo. Infatti, lo sappiamo. Niente, quindi quello che conta domenica è l'approccio, è la determinazione. E parliamoci chiaro, bisognano i 3 punti, con grande rispetto, ma allo stesso tempo consapevoli della forza nostra e loro. Franco, allora, qualche altra notizia che riguarda il Lercara. Nel girone di ritorno, la formazione che lo Sciacca affronterà domani è stata sconfitta a Castel Termini e poi ha perso un'altra volta, sempre nella seconda di ritorno, contro il Lascari, ha vinto contro il Camarat, ha vinto contro l'Empedoclina e domenica scorsa ha pareggiato contro il Casteldaccia a Casteldaccia, che è una squadra anche questa di valore. Quindi formazione di tutto rispetto. Formazione di tutto rispetto, se non sbaglio occupa il 5º posto, sì, quindi già zona playoff. Penso che non sarà una partita facile, lì dobbiamo andare veramente a lottare e ad ottenere 3 punti se vogliamo continuare. Queste sono le partite dove lì si vede veramente lo spirito giusto, se una squadra... E la qualità, la qualità tecnica che c'è. Certo, è un campo interbattuto, noi non è che abbiamo, il campo sia, però cercheremo di espugnarlo. Finora lo Sciacca non ha sofferto le situazioni ambientali, perché spesso in trasferta piccoli campi, tifosi assiepati, non ha sofferto le situazioni ambientali, lì potrebbe esserci questo rischio? Ma sai, noi abbiamo sempre il 12° uomo in più, abbiamo i tifosi, quindi ci vengono sempre dietro, quindi quello che in queste categorie manca.
quindi noi abbiamo questa fortuna di avere tifosi a seguito e quindi anche per ci affidiamo, loro, anche, ci a affidiamo loro. Anche a loro. Mi vuoi dire come hai portato Zummo a Sciacca? Perché sappiamo che lo hai portato tu. Tra l'altro lo Sciacca lo scorso anno ha fatto un campionato tutto con dei saccenzi. A un certo punto è arrivato il primo straniero di questa stagione, poi ne sono arrivati altri. Quindi c'era anche un po' d'attenzione perché obiettivamente si pensava che lo Sciacca confermasse il portiere che poi è andato a Castel Termine, Allegro, che è stato uno dei protagonisti. Perché la tua scelta su Zummo che conoscevi? Vi racconto un aneddoto. Io ho conosciuto Zummo su internet. Quando ho cominciato, su internet si fanno tante conoscenze. Quando ho cominciato questa passione, perché per me non è un lavoro, è una passione, e andando a spulciare su internet i video dei vari allenamenti, e mi sono ritrovato a vedere sto ragazzo che tecnicamente era bravo. Tu non eri a Sciacca. Io non ero a Sciacca, io allenavo la terza categoria qua, la seconda categoria qua a Sciacca, e dicevo mio che ragazzo tecnicamente bravo, chissà se un giorno avrei il piacere di allenare questo ragazzo a Castelvetrano. Ho avuto questo... Ah, quindi lo hai chiamato tu pure a Castelvetrano? No, a Castelvetrano no, a Castelvetrano lo sono ritrovato. Per caso poi te lo sei ritrovato? Io ero con Tarcisio Catanese all'epoca e lui venne alla Folgore, io ho avuto il piacere di allenare lui e tanti altri ragazzi. E dico, quest'anno sono contento di averlo perché comunque è un ragazzo che tecnicamente è molto forte, dico, non sta a me adesso, e dà una grossa mano d'aiuto ai nostri portieri giovani di Sciacca che abbiamo. Zummo, non sei il portiere che ha subito meno gol del girone, perché lo Sciacca ha subito qualche gol in più rispetto, credo, alla squadra che ha subito meno gol di questo girone, credo che sia... L'Empedoclina, 16 gol subiti ed è una sorpresa per certi versi, contro i 21 dello Sciacca, ne hanno subito di meno anche la Folgore e Castel Termini. Questo è un gruccio, un problema questo per un portiere? No, beh, è un problema fin quando avvengono i risultati per come sta, insomma, in quella situazione in cui ci troviamo, non è un problema. Poi è normale che cercare di mantenere la porta inviolata il più possibile aiuta psicologicamente ad affrontare con molta più forza le altre partite, però per me ad oggi è un piccolo dettaglio, perché quello che conta comunque è vincere, non importa come, ma importano i tre punti, quindi... è un piccolo dettaglio che sì, magari vorrei essere portiere meno battute, però diciamo che va bene così. Perché, certo, assolutamente. Anche perché, scusa, se più gol subisce, più noi dobbiamo lavorare per arrivare qui. Vorrei chiedere a Zummo un altro particolare. Hai cominciato il campionato con davanti a te un difensore esperto di grande esperienza come Ciancimino, che poi purtroppo per infortunio lo Sciacca ha perso. Come è cambiata la difesa della squadra neroverde senza Ciancimino? Per fortuna, devo dire, le cose sono andate bene comunque perché i ragazzi si sono responsabilizzati, ma è chiaro che con un uomo di personalità come Ciancimino forse qualcosa si poteva affrontare ancora meglio qualche altra partita. Ecco, cosa è cambiato da questo punto di vista per voi? La difesa era formata anche da giocatori molto giovani. Vabbè, la perdita di Girolamo appunto per l'infortunio è una perdita notevole, perché uno dei calciatori più esperti, se non ti sei preoccupato anche tu quando lui non sì, c'era più. Sicuramente è stato un colpo duro, diciamo, da smaltire, perché per la grande esperienza e anche per l'abnegazione di Girolamo, che è comunque un grande esempio di atleta insomma. Però allo stesso tempo chi l'ha sostituito e chi comunque si è meritato la maglia da titolare non ha sfigurato, anzi i ragazzi non solo in difesa ma in tutte le zone del campo stanno facendo un ottimo campionato, bisogna dare atto a ognuno di loro che comunque ad oggi stanno facendo un grande campionato. Per quanto riguarda Girolamo dispiace, però allo stesso tempo sono contento che ora è andato bene l'operazione e che si stia rimettendo, insomma, subito nella giusta carreggiata, perché è un calciatore che sicuramente la società aspetterà, è un calciatore che farà, insomma, importante per il futuro dello Sciacca. L'allenatore Piazza a un certo punto ha schierato una difesa inedita mettendo Priolo dietro. Come sta andando questa impostazione nuova?
sta andando bene, i risultati appunto parlano chiaro, quindi ad oggi ogni soluzione è stata azzeccata, ma bisogna dare atto allo staff tecnico, bisogna dare atto al mister, bisogna dare atto a Franco, che comunque stanno svolgendo un grande lavoro, perché molte volte dietro le quinte, non si parla mai di dietro le quinte, no? Magari chi mette grandi possibilità ai giocatori di esprimersi al meglio, no? Bisogna comunque dare atto allo staff tecnico come allo staff medico, che comunque stanno facendo un grande lavoro. Per quanto riguarda Priolo, è un giocatore duttile, è un giocatore che comunque, tra virgolette, detta così, dove lo metti suona, no? Cioè, sì, è un giocatore che si sa adattare facilmente. Quindi bene così. Quale sarà la difesa di domenica prossima? Aspetta a te dirlo, però. Parliamo singolarmente di giocatori. Comunque Musa ha dimostrato la scorsa partita che è un difensore affidabile. Simone allo stesso tempo, ecco, allora ci fosse necessità, anche perché stiamo parlando di Priolo, un adattato. Quindi se magari si riesce ad avere uno schieramento dove figura Priolo da centrocampista, assolutamente, insomma, assolutamente. Quelle sono le letture del mister, che farà, vediamo se Sutera ci dà qualche anticipazione. E noi abbiamo visto in difesa, tu tra l'altro hai giocato a calcio, quindi puoi anche parlare meglio di altri dirigenti che non hanno fatto i calciatori in questa stagione. La difesa è stata prima Turturici, Ciancimino, poi a un certo punto Ciancimino tardo, qualche volta c'è stato pure, poi Ciancimino infortunato, tardo, Ciancimino infortunato, aiutatemi, tardo Musa, tardo Priolo, domenica scorsa Musa, Priolo, inedita coppia di centrali difensivi, quale vedi meglio? Ma sono, diciamo che se una equivale all'altra, certo quello che a mio parere è al di sopra quindi degli altri, quindi è Ciancimino per la sua esperienza, quindi per le sue doti tecniche. Queste modifiche sono state dettate da situazioni oggettive, contingenti, quindi non sono state delle scelte, quindi scelte tecniche, quindi proprio obbligate. Comunque i ragazzi hanno dimostrato tutti di essere quindi all'altezza della situazione. Una sorpresa è stato Priolo, che a mio parere ha reso molto di più in difesa che non a centrocampo. Quindi la difesa quindi sta giocando quindi abbastanza bene. Quello che ti auguro di vedere la difesa. Quello che non doveva succedere era il grave infortunio, per tanti motivi, per lui che si è fatto male, certo, e per noi che siamo rimasti tutto l'anno senza il giocatore su cui avevamo puntato sin dall'inizio, per avere esperienza, per avere forza, per avere tecnica, carisma, l'altezza pure, perché è un giocatore molto alto, quindi forte, quindi nei calci d'angolo, quindi ci sarebbe stato utile a Castel Termine, però è andata così la difesa, quindi anche se per motivi quindi diversi, quindi è sempre dimostrato quindi di giocare bene. All'inizio l'inserimento di alcuni difensori quindi ha creato quindi dei problemi, ma poi quindi, ma tutte le squadre quando ci sono i giocatori nuovi hanno bisogno assolutamente di tempo per potersi amalgamare, per conoscersi l'uno con l'altro, per conoscere quindi l'ambiente. La situazione quindi è buona, ottima. Speriamo noi quindi di andare sempre avanti così, e ripeto, dobbiamo vincere questo campionato lottando tutte le partite come se ognuna fosse una finale. Le partite si debbono vincere con il carattere oltre che con la tecnica. Io spero che in ogni partita esca fuori il carattere che è uscito fuori contro la Folgore, che ha fatto la differenza. Questa differenza è quella che ci farà vincere il campionato. Quello che dico io, quindi, arrivato a questo punto, vincerà il campionato chi commetterà meno errori, perché come nella vita, anche nel calcio, la differenza fa chi fa meno errori. Quindi noi dobbiamo essere concentrati a commettere meno errori possibile. La Sciacca, quindi, come città, quindi noi abbiamo, io dico, quindi un grande cannoniere, quindi, che è al di sopra di tutte le altre società che non hanno. Dice che questo grande cannoniere è quindi il numero uno della squadra, per me è il pubblico di Sciacca. Noi abbiamo un pubblico da serie superiore, abbiamo un pubblico competente, quindi non possiamo deluderlo. Quindi noi non dobbiamo dare il massimo, dobbiamo dare di più del massimo, perché la nostra società, i nostri calciatori, quindi l'ambiente, merita di militare almeno quindi in eccellenza, fare dei buoni e ottimi campionati in eccellenza. Noi ce la stiamo mettendo tutta,
e per scaramanzia non dico niente, però la strada è giusta e molto, con molta determinazione noi riusciremo quindi a ottenere quindi l'obiettivo che ci siamo prefissi, quindi sin dalla vittoria del campionato scorso, perché noi abbiamo avuto il pregio quindi di programmare da lontano quindi la squadra, di programmare tutto. Poi nella vita può succedere sempre qualcosa che ti può fare cambiare, che ti può fare vincere o perdere, ma noi non abbiamo, abbiamo la coscienza a posto, quindi non possiamo rimproverarci nulla. E a metà campionato molti giocatori sono andati via per motivi diversi, per lavoro, quindi non si può chiedere a dei ragazzi di rinunciare al lavoro quindi per rimanere nella squadra, perché ottimi giocatori come Andrea e Turturici e come Bongiovì, che ci sarebbero stati utilissimi, non utili, ma giustamente quelli davanti a un posto di lavoro si ferma tutto, si ferma il mondo, quindi abbiamo dovuto resettare la squadra per questi ragazzi che sono andati via e per l'infortunio. Abbiamo rimediato quindi alla grande. Quindi... Grazie Angelo, sappiamo della tua competenza, anche della tua passione, perché molti dei dirigenti dicono che è quello che pretende sempre tutto e di più, ma è giusto che ci sia qualcuno che pretenda, il massimo. Poi quando si tratta di uno competente, perché uno che ha giocato a calcio, certamente merita di avere voce in capitolo. Chiudiamo questo nostro spazio vigilia della partita dello Sciacca che giocherà per la 21ª giornata sul campo della Lercara. È un turno che si presenta agevole sulla carta per le altre avversarie: la Folgore ospita in casa San Vito Lo Capo, mentre Casteltermini ospita la Nissa. C'è una trasferta come quella dello Sciacca e della Mazzarese, però sul campo dal fanalino di coda Gattopardo. Quindi le tre avversarie dirette dei neroverdi hanno turni sulla carta agevoli. Quello più difficile, l'impegno, è proprio quello dello Sciacca, e loro guarderanno gli avversari con molta attenzione alla nostra partita, sperando in un passo falso che ci auguriamo non avvenga. Quindi seguiteci sulla nostra pagina social, la pagina dell'Unitas Sciacca, domani a partire dalle ore 15 per avere risultati e aggiornamenti della partita della nostra squadra. Ringraziamo chi ci ha seguito attraverso la nostra pagina Facebook, ma anche chi ci ha seguito su Teleradio Sciacca, Teleradio Montecronio, Radio Torre Macauda e Corriere di Sciacca, che sono i nostri media partner che seguono tutti gli appuntamenti con le ultime notizie sullo Sciacca, sul campionato di promozione. E naturalmente il grazie più importante va ai nostri sponsor che vedete alle nostre spalle, che stanno dando una grossa mano d'aiuto alla bella stagione della nostra squadra. Grazie ad Angelo Sutera, Alessio Zummo e a Francesco Funaro. Appuntamento a sabato prossimo con Passione Neroverde.